apre il sipario della nuova stagione dello storico Teatro Parioli Peppino De Filippo, con un calendario ricco di eventi che promette di non deludere il crescente numero di spettatori degli anni passati. A calcare le scene della stagione 2014-2015 attori del calibro di Tato Russo, Glauco Mauri, Roberto Sturno, Giancarlo Zanetti, che interpreteranno testi di Pirandello, Chekhov e Brancati. Luigi De Filippo presenterà due straordinarie commedie di Peppino e Titina, Maurizio Panici e Ambrogio Sparagni eseguiranno una commedia di Shakespeare con musiche dal vivo e un classico dell'operetta come La Vedova Allegra. Presenteremo una stagione teatrale molto interessante, ci sono spettacoli di livello, divertenti, molto originali e insomma dovrebbero soddisfare il gusto del pubblico. Poi non solo spettacoli teatrali, faremo anche un cineforum dedicando una rassegna di cinema al primo dopoguerra, agli anni del 1914-18, che è un periodo molto interessante della nostra storia. Ci sarà la musica e insomma diverse forme di spettacolo, appunto per accontentare un po' tutti. Il pubblico ha bisogno di vedere cultura, ha bisogno di vedere belle cose che possano entusiasmare, incuriosire, perché l'arte deve sempre incuriosire il pubblico, se non incuriosisce non è arte. Non mancheranno eventi fuori stagione come lo spettacolo Tommaso Maestrelli, l'ultima partita con Nello Mascia, gli spettacoli per il pubblico dei più piccoli e il cinema con Parioli e Cinema, la rassegna cinematografica a cura di Laura Tibaldi De Filippo in collaborazione con Agis Scuola. E quest'anno faccio uno spettacolo che ha per titolo Quattro buffe storie e sono quattro piccoli brevi atti, due di Pirandello e due di Chekhov. Ed è una specie di piccolo scrigno che contiene quattro piccole perle bellissime, che si passa dalla comicità anche a dei momenti intensi di emozione, e naturalmente uno spettacolo in cui c'è l'ironia, la leggerezza, la tenerezza di Chekhov e anche il graffio, l'incisività di Pirandello.